Ciao a tutti, oggi nuova ricetta, nuovo video e abbiamo pensato di farvi vedere come preparare una tisana in casa, quindi proprio come realizzarla partendo da foglie essiccate, fiori e frutta. Vi faccio vedere come. Questi sono i fiori della calendula e dalla quale prenderemo i petali. Qui invece abbiamo i nostri alberi di limone, guardate che meraviglia, sono bellissimi, pieni di limoni. E da questi invece prenderemo le foglie. Quindi è importantissimo che i limoni non siano trattati, perciò magari potete chiedere a qualche amico o parente se non avete il vostro alberello, però siate appunto sicuri che non abbiano dato pesticidi. Infine andiamo a raccogliere da un bel cespuglione qualche foglia di alloro e iniziamo a preparare la nostra miscela. Quindi iniziamo proprio dall'alloro, lo andiamo a tritare con le nostre famosissime forbici, queste ci chiedete spessissimo dove le abbiamo comprate, noi vi lasciamo il link nella descrizione per poterle acquistare online e andiamo così a tritare qualche fogliolina. Possiamo quindi passare alle foglie del limone e andiamo a fare la stessa cosa, quindi andiamo magari a togliere il gambo che è la parte un po' più dura e tagliamo invece a fettine, a striscioline, la foglia vera e propria. Volendo, se proprio non trovate le foglie del limone, potete anche acquistare dei limoni biologici. Molto spesso ancora hanno attaccate le foglie, quelle potete utilizzarle molto bene. Ok, quindi non ci rimane che spetalare i nostri fiorellini di calendula. La calendula è davvero molto indicata per le tisane, infatti anche quelle che si comprano al supermercato molto spesso hanno questo fiore all'interno, perché ha un sapore molto delicato e ha anche ottime proprietà. E sempre con le forbici ci andiamo a tritare anche il bocciolino interno, che sarebbe un peccato sprecare. Ok, quindi diamo una mescolata con le mani e possiamo iniziare a mettere tutto quanto il nostro trito all'interno dei cestelli della nostra essiccatrice. Non vi preoccupate se cadono sotto all'essiccatrice, perché ovviamente si seccheranno e poi li potremo raccogliere senza problemi. Bene, non ci rimane che tagliare bene la nostra frutta. Quindi andiamo a tagliare la nostra mela, questa è la mela rossa che avete visto nel What Eat in a Day. La andiamo a fare a cubetti, l'abbiamo presa su Frutta Web, è buonissima, mi ha stupito davvero tanto questa mela, perché di solito queste varietà un po' più strane hanno dei sapori sempre particolari, invece questa è davvero molto buona, leggermente asprina ma ha davvero un ottimo sapore, molto aromatica. E nella descrizione trovate il link al prodotto sul sito di Frutta Web. Tagliamo a metà anche i lamponi, se non trovate i lamponi in questo periodo potete utilizzare tranquillamente altra frutta oppure mettere direttamente quelli già essiccati. E anche questi li andiamo a disporre sul cestello della nostra essiccatrice. Aggiungiamo anche i cubetti di mela e siamo pronti per farla partire. Lasciamo seccare il tutto per qualche ora, magari controllate di tanto in tanto e quando vedrete che tutti quanti i pezzetti di frutta, soprattutto che saranno quelli un po' più lenti a seccare, saranno asciutti, allora vuol dire che sarà pronto. Dopo qualche ora la nostra frutta si sarà completamente essiccata, quindi possiamo andarla a mettere dentro a un contenitore. Qui se avete delle bustine di quelle proprio per il tè o le tisane, si comprano in alcuni negozi, purtroppo nella nostra zona non le ho mai trovate, però so che ad esempio in città più grandi e più fornite si trovano, potete fare direttamente la vostra miscela e metterla all'interno delle bustine. E adesso aggiungiamo anche le erbette, le foglie e i fiori. Guardate già che meraviglia! E adesso aiutandoci con un cucchiaino andiamo a mescolare bene in modo da avere una tisana più omogenea. Ok, chiudiamo, magari shakeriamo un po'. Per prepararla ovviamente andremo a prenderne un cucchiaino e lo metteremo in una tazza. Versiamo dentro l'acqua bollente. Ah, è bellissima, guardate che stupenda! E ovviamente aspettiamo qualche minuto. Dopo qualche minuto di infusione la nostra tisana sarà pronta. A questo punto non ci rimane che filtrarla e ovviamente gustarcela.
Ed ecco quindi come abbiamo realizzato la nostra tisana. Come vedete è davvero semplicissimo e il bello è che ovviamente potete fare le combinazioni che vi piacciono di più, magari prendendo spunto dal tisane che è già acquistato, che trovate al supermercato. Potete scoppiazzare un pochino gli ingredienti che ci sono all'interno e crearvi la vostra combinazione, la vostra miscela all'interno di un vasetto ben chiuso come il nostro, quindi magari con una chiusura ermetica, si conserva per parecchio tempo. Io vi consiglio di metterla comunque in frigorifero, soprattutto per la frutta secca, perché se viene essiccata in casa avrà comunque all'interno un po' più di umidità di quella invece essiccata che si compra al supermercato o in erboristeria. Quindi magari conservatela in frigorifero, così potete tenerla per più tempo. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Se già fate qualcosa del genere, vi fate in casa anche voi delle tisane, degli infusi, lasciateci un commento, magari scriveteci come la fate, che sono davvero curiosissima. E io vi mando un grossissimo bacio, come sempre mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao!